La città metropolitana di Napoli sta per varare il piano strategico metropolitano che prevede investimenti nelle aree metropolitane, in particolare attraverso l'affidamento di fondi per progetti gestiti direttamente dai comuni. Qual è la vostra opinione a proposito di questo progetto? Dopo l'incontro che ho appena avuto con il direttore generale e altri tecnici, esprimo subito un giudizio positivo, ma soprattutto in ordine alla velocità, alla modalità operativa dove vedi due istituzioni, Città Metropolitana e Comune di Camposano, che riescono ad essere sinergiche e raggiungere obiettivi in tempi rapidi, sburocratizzando, ecco il termine che molto spesso sentiamo enfatizzare, ma poi nella pratica, oggi per la prima volta con un altro ente, riesco a trovare perfetta intesa e quindi le modalità che ha messo in campo Città Metropolitana per quanto riguarda l'erogazione del piano, strategico sono davvero, apprezzabili, le ho condivise e immediatamente partiremo con una serie di iniziative, di intesa appunto con Città Metropolitana. Avete già in programma qualche proposta da fare? Sì, per la verità, scorso anno, quando ho sottoscritto il patto per la sicurezza con il prefetto di Napoli, perché il ministro dell'Interno metteva a disposizione fondi per la videosorveglianza, per la sicurezza che viene solo così, enunciata, in televisione da Salvini, ma nei fatti, benché noi avessimo dato una forte quota di cofinanziamento da parte del Comune di Camposano, è rimasta lettera morta. Allora, poiché noi davvero ogni giorno lavoriamo e ci impegniamo per la sicurezza dei cittadini, d'intesa con Città Metropolitana, da quando mi diceva il direttore generale, da maggio prossimo possiamo realizzare quella videosorveglianza sull'intero territorio in modo che il comune interamente è controllato come se fosse sotto il cosiddetto Grande Fratello e questo significa dare davvero sicurezza, evitare che ci siano i soliti furti nelle abitazioni, scippi e rapine, insomma, microcriminalità e criminalità organizzata con un sistema di videosorveglianza operativo che è il nostro primo punto del programma comunale e cosa immagino ora fatta intesa con la Città Metropolitana. Successivamente la riqualificazione ambientale, perché il verde, le piante, l'ambiente sano in un territorio come il nostro, che comunque rientra nella terra dei fuochi, oggi è vivibile con un livello di qualità della vita altissima perché abbiamo degli standard urbanistici ed ambientali di altissimo livello. Facciamo la riqualificazione dei reggilagni borbonici, con percorsi pedonali, piste ciclabili, dove fare poi eventualmente jogging, insomma, ridare quella libertà e la riconquista di un territorio sano, integro, dove è possibile sviluppare un importantissimo livello di turismo enogastronomico e noi vogliamo diventare attrattivi soprattutto per la qualità dell'ambiente del nostro territorio, sicuro, qualificato, bello, pulito, dove non vedi neanche una carta a terra, dove c'è ordine. Insomma, questa è la città che stiamo ridisegnando e ora con il sostegno della Città Metropolitana, che è il primo ente con il quale ci interfacciamo, perché sinora abbiamo operato senza avere finanziamenti FERS, Regione, Governo centrale, nulla, abbiamo fatto tutto da noi, coinvolgendo investitori ed imprenditori privati che hanno realizzato una serie e stanno realizzando infrastrutture insieme alle loro attività commerciali e produttive che stanno realizzando. Abbiamo business plan per circa 123 milioni di euro a Camposano. E allora, a questo punto abbiamo un'autonomia finanziaria nella gestione anche della parte pubblica, supportata appunto dai privati. Per la prima volta oggi con Città Metropolitana troviamo un importantissimo punto d'intesa e questo ci fa ben sperare, soprattutto per dare una politica dei fatti ogni giorno e questo vogliamo essere uomini del fare.